Ducati ha scelto la splendida isola di Bahrain per presentare la Panigale V4S, l'ultima versione dello superbike bolognese caratterizzata dal vistoso aeropark. Le ali che aumentano il carico aerodinamico di ben 30 kg a 270 km all'ora sull'anteriore per poter sfruttare la tanta potenza in tutte le fasi della guida. Grazie a interventi mirati su ciclistica e controlli elettronici, la Panigale V4 è ora più veloce, ma soprattutto più facile da portare al limite e meno stancante nella guida tra i cordoli, soprattutto per gli amatori. Confermato il motore Desmo 16 stradale di 1103 cm3, con prestazioni sempre al top della categoria, con 214 cavalli a 13.000 giri e 120 Nm di coppia massima. Anche la posizione in sella non cambia, da vera sportiva ma resa meno estrema dai semimanubri poco spioventi, un nuovo setup delle sospensioni e una carenatura più larga e protettiva, come il cupolino più ampio per migliorare il comfort di marcia ed esaltare le doti delle appendici aerodinamiche. Il telaio front frame in alluminio vanta ora le specifiche della versione R, che la rendono più leggero e flessibile. Mentre le sospensioni elettroniche firmate Ohlins, meno rigide, unite a un baricentro più alto della moto, favoriscono la discesa in piega e la velocità di percorrenza della curva. Immancabile l'impianto frenante di Brembo con pinze stilema, ricavate dal pieno, che agiscono su dischi da 330 mm, abbinato al sistema ABS Cornering Evo. Il velocissimo circuito del Bahrain è il tracciato perfetto per esaltare le doti aerodinamiche della rinnovata Panigale V4S, che con l'aeropack è più stabile e protettiva alle alte velocità. Il 4 cilindri riesce a sfogare tutta la potenza sui lunghi rettilinei, dove l'avantreno, anche in piena accelerazione, non si stacca mai da terra grazie alle ali e ai nuovi parametri che rendono l'elettronica più efficace e sempre meno invasiva, con una gestione del gas più precisa e un cambio quick shift che rasenta ora la perfezione. Migliorano anche le fasi di frenata, inserimento e percorrenza grazie alla ciclistica agile e al nuovo setup delle sospensioni elettroniche che rendono la V4S più veloce e reattiva nello scendere in piega, ma sempre ben piantata anche sulle imperfezioni dell'asfalto, dove ora la Panigale si scompone decisamente meno. In continua evoluzione l'elettronica, con i controlli di ultima generazione gestiti dalla piattaforma inerziale IMU a 6 assi e collegati alle 3 mappature disponibili, Race, Sport e Street, tutte a potenza piena, con i parametri visualizzabili sul nuovo cruscotto TFT con schermo da 5 pollici a colori. Già dai concessionari la V4S è in vendita al prezzo di 28.790 euro, che scendono a 23.490 per la versione base. Arrivederci, alla prossima!